Lucio Caracciolo, per quanto impopolare sia e per quanto lo stesso mondo della politica oggi veda nel taglio delle spese militari, come dire, una soluzione rapida, dallo Stato Maggiore della Difesa ci continuano a dire quegli aerei tecnologicamente sono il futuro, non potremo prescindere da questo tipo di spese. A meno che, puntini puntini, l'Italia rinunci. È verosimile che l'Italia rinunci a una sua politica di difesa? No, non è verosimile. Vorrei ricordare che noi abbiamo costruito con grande affanno una portaerei che si chiama Cavour, che è stata voluta molto dal presidente Ciampi, oltre che dalla Marina Militare Italiana, e che continua praticamente a non avere aerei, è una specie di portammiragli più che di portaerei. Quindi dobbiamo anche decidere che cosa fare di questa nave. Più in generale, credo che la questione degli F-35 ci ricordi che noi continuiamo a fare degli investimenti minimi, peraltro, nella difesa senza avere una concezione strategica, cioè non si capisce perché si facciano delle portaerei senza aerei o degli aerei senza portaerei o cose di questo genere. Non Forse perché c'è. non è ben chiaro in che cosa dovremmo essere integrati, quanto nella NATO e nell'alleanza con gli Stati Uniti e quanto viceversa sia verosimile l'esercito europeo. No, non è verosimile, la NATO più che verosimile è un fatto. Solo che mentre fino a qualche tempo fa era un'alleanza con uno scopo condiviso, dichiarato per noi vitale, la difesa dall'Unione Sovietica, adesso ha delle funzioni imprecisate e comunque molto diverse. È un fatto che noi abbiamo usato lo strumento militare molto spesso contro i nostri stessi interessi, l'ultimo caso è quello della Libia. Beh, Perché? perché siamo andati a bombardare un paese con il quale abbiamo dei rapporti, diciamo, di tipo se non altro energetico, piuttosto strutturati, con il risultato che le risorse energetiche che prima provenivano serenamente dalla Libia adesso non provengono più. Tu dici la NATO è una realtà dalla quale non si prescinde, ma se vediamo la discussione in atto sull'Ucraina, molti sconsigliano che la NATO si faccia viva in quell'area perché desterebbe una reazione russa fortissima. Sì, impiegare la NATO in una guerra contro la Russia dopo non averla impiegata contro l'Unione Sovietica mi parrebbe veramente paradossale. Ma allora che cosa serve in futuro questo asse con gli Stati Uniti? In futuro non lo so, adesso a noi è servito, oppure noi abbiamo pensato che servisse per dimostrare che siamo degli alleati affidabili, quindi quando c'era da dare una mano in Afghanistan piuttosto che in Iraq l'abbiamo data. Che poi da questo abbiamo tratto qualcosa è un altro tipo di discorso, però questa era la logica. Siamo lì perché siamo con gli americani, siamo utili a loro. Il problema è che molto spesso i nostri alleati non si rendono conto del nostro aiuto. In Italia, la lobby militare ha un peso significativo o pesano di più gli interessi dell'industria bellica? È difficile separare diciamo, la lobby militare nel senso dell'ufficialità da quella che è l'industria militare in tutti i paesi, anche in Italia. Comunque direi che il peso dell'industria prevale nettamente sul peso di una corporazione pur gloriosa che comunque non ha certamente le risorse di un tempo. A quanto pare la stessa industria italiana è divisa tra chi aveva puntato sull'Eurofly, l'aereo europeo, a sua volta costoso anche se se ne parla meno, e chi invece sull'accordo con la Lockheed Martin statunitense. Cosa c'è dietro? Ma dietro ci sono evidentemente degli interessi industriali, soprattutto americani. C'è anche un paradosso piuttosto interessante che noi abbiamo messo adesso a capo della Finmeccanica l'ex capo delle ferrovie, cioè proprio di quel settore che Finmeccanica aveva deciso di sostanzialmente di smettere. Quindi vorrei capire anche cosa possa significare questo dal punto di vista delle politiche industriali. Mentre dal punto di vista delle nostre forze armate, l'eventualità annunciata di dimezzare gli F-35 da 90 a 45 significa che in realtà andiamo avanti con gli aerei che abbiamo. Tutto questo allarmismo sul fatto che la nostra flotta aerea presto non sarà più in No, grado di volare. no, diciamo che su questo purtroppo la realtà non è troppo lontana da queste dichiarazioni. Effettivamente abbiamo degli aerei abbastanza malconci e ci sarebbe bisogno, se vogliamo mantenere un qualche peso dal punto di vista aereo, di nuovi aerei.
ho l'impressione che abbiamo preso una decisione all'italiana, cioè da un punto di vista della politica di bilancio dovevamo avere 0 F-35, avevamo preso impegni per 90, che cosa si fa a 45?